Torniamo ora a parlare della raccolta firme che si è svolta nei fine settimana, una raccolta firme voluta dalla Lega Nord per dire no allo ius soli e all'obbligazione del reato di clandestinità. Andiamo a sentire com'è andata a Como. E da Como ci spostiamo nel Veneto, andiamo a sentire com'è andata in queste interviste realizzate dal nostro inviato Marco Bressanelli. Onorevole Bragantini, allora questa raccolta firma ai gazebi in Veneto, questa 2 giorni con oltre 200 gazebi, sta avendo un ottimo riscontro. Che cosa ne pensa lei di questa iniziativa di raccolta firme per lo Ius Soli, per esempio? È un'iniziativa molto importante per dimostrare come sia una tematica non sentita dalla gente e soprattutto che potrebbe portare solo dei grandissimi danni per lo Stato italiano, in quanto ci sarebbe il rischio di tantissime partorienti che facciano il viaggio della speranza, tantissimi opportunisti che farebbero venire qua la gente e dopo dice: ma questo è mio figlio, e dunque si regolarizzerebbero anche se non avrebbero il diritto. E poi ci sarebbe un grandissimo problema, perché se ad esempio il bambino diventa cittadino italiano, ma i genitori perdono il lavoro, dunque non possono più stare in Italia, cosa vuol dire? Che dobbiamo mandare questi bambini tutti in orfanotrofio? Assolutamente no. Dunque vorrebbe dire fare una sanatoria indiscriminata, vuol dire fare una sanatoria che andrebbe a rendere ancora più difficile le casse dei comuni, che dopo dovrebbero mantenere questi disoccupati stranieri che invece dovrebbero ritornare nel loro paese di origine. Senta, che cosa farà la Lega nel caso che, come la minaccia appunto il ministro dell'Integrazione, vorrà abolire il CIE e anche, cancellare la Bossi-Fini? Beh, di sicuro noi faremo le barricate in Parlamento. Già la volta scorsa, nell'ultima legislatura, noi siamo riusciti come prima commissione a bloccare alcune di queste proposte, le abbiamo tenuti fermi per qualche mese, se non anno, e di sicuro faremo le barricate e impediremo questo scempio. Iniziativa qui in Veneto, 200 e oltre gazebi in 2 giorni per raccolta di firme su alcune iniziative, alcune per il Parlamento europeo e alcune invece che riguardano anche le ultime novità riguardo l'immigrazione. Cosa ne pensa? Ma sono iniziative della Lega, sono iniziative che vengono dal territorio. Noi abbiamo sempre portato avanti quello che è il pensiero della gente, l'abbiamo sempre fatto a testa alta per difendere i nostri territori, per difendere la nostra gente, per difendere il lavoro della nostra gente e tutto quanto quello che è stato costruito. È chiaro che in un momento di congiuntura negativa come questo, noi dobbiamo pensare prima ai nostri, non c'è niente di male a pensare ai nostri figli, a pensare ai nostri anziani, a pensare alle nostre famiglie, sino a quando evidentemente il prodotto interno lordo non ricomincerà a crescere, ma in un momento come questo è il nostro preciso dovere, e abbiamo, come dire, lo dobbiamo ai nostri elettori, portare avanti queste iniziative, sia a livello europeo sia a livello territoriale. Un'altra iniziativa di raccolta firme qua ai gazebi è per una petizione per il Parlamento europeo riguardante il rimpatrio dei detenuti stranieri nei paesi di origine. Questo aiuterebbe anche a sfogare un po' le nostre carceri ormai piene appunto dei detenuti e appunto evitare le classiche indulti, sanatorie, amnistie e quant'altro. Sì, abbiamo le carceri piene. In Veneto spendiamo 80 milioni di euro per mantenere queste persone nelle nostre carceri. E poi qui sappiamo che praticamente sono anche trattati bene, perché nelle nostre carceri a volte, siccome se fossero, stanno sicuramente meglio di casa loro. E per cui, se si raggiungesse questo accordo di far scontare la pena nei paesi d'origine, avremmo un risparmio. Sì, avremmo un risparmio e sarebbe sicuramente meglio usare quei soldi per opere pubbliche o per la sanità o per il sociale, in un momento dove abbiamo anche noi delle difficoltà. Vedete, qua fra pochi giorni si vota anche qui in questo comune, nella Lessinia, San Mauro di Saline. Come stanno andando? Che sensazione ha? Beh, devo dire che qui abbiamo il nostro sindaco uscente, che è un nostro militante. È una persona seria, che ha fatto bene, si è impegnato a tempo pieno per questo piccolo comune della Lessinia. Io sono fiducioso, perché comunque con gli scarsi mezzi che aveva a disposizione ha fatto anche delle opere importanti. Ne ha altre che sono in fase di ultimazione,
che darebbero un volto nuovo a tutto il comune qui di San Mauro, per cui mi auguro che il nostro sindaco uscente ce la faccia e che continui con i suoi programmi e con la buona amministrazione che ha fatto in questi 5 anni. Segretario provinciale Paolo Paternoster, come stanno andando questi 2 giorni di gazebata qui nella provincia di Verona? Ma stanno andando bene, perché ieri ci ha aiutato anche bel tempo e quindi c'è stato un afflusso enorme a Verona e anche nella provincia. Oggi abbiamo mescolato sia l'aspetto della raccolta firme che anche l'aspetto elettorale, perché il prossimo fine settimana è un fine settimana importante dove i cittadini, 7 comuni della provincia di Verona saranno chiamati parte a confermare i nostri attuali sindaci come San Mauro di Saline, parte anche ad eleggerne dove non li abbiamo o magari siamo in amministrazione. Quindi un banco di prova importante per la Lega, perché siamo sicuri che confermeranno quello che è stata la buona amministrazione dei nostri sindaci. La gazebata di oggi e di ieri conferma che la gente, soprattutto nei comuni, è ancora molto molto vicina alla Lega.